Buonasera fratelli e sorelle bianconere, benvenuti in un mio nuovo video. Arriva un'altra notizia, ce la anticipa già la Repubblica. Siete già lì trepidanti, vero? La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi. Dunque, dopo la notizia su Dybala, la quale si è deciso di non proseguire il cammino insieme, arriva anche l'altra notizia, ragazzi. Questa volta è una bella notizia. È una bella notizia. Si è deciso di non rinnovare anche il contratto di Federico Bernardeschi. Adesso sicuramente qualcuno sarà dispiaciuto, qualcuno, vabbè, ma quest'anno fino adesso, quel po', diciamo, no, quel po', quelle partite che ha giocato, le stava disputando anche bene, sembrava in fase di ripresa, via, 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 via,
dopo Dybala, anche Bernardeschi a fine stagione. E non finisce qui, e non finisce qui. Staremo a vedere ragazzi, staremo a vedere perché ci sono altri contratti in ballo. Attenzione ragazzi, perché c'è in ballo anche il contratto di Cuadrado e fino ad ora ragazzi non è che hanno trovato proprio l'accordo pure con Cuadrado, quindi attenzione, attenzione anche al contratto di Cuadrado, attenzione anche a quello di Bonucci ragazzi, attenzione anche a quello di Chiellini, ragazzi mi sa che ne vedremo delle belle in questa sessione di mercato, sia in entrata che in uscita. Comunque questa per me è una bellissima notizia, affanculo Bernardeschi, affanculo Bernardeschi, almeno adesso così la smetteremo di sentire, ma quel non gioca nel suo ruolo, ma così via 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 via, chiamava questi giocatori, via 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 via. Detto questo, ve la volevo comunicare questa notizia ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre forza Juve, che è la cosa più importante, perché viene sempre prima di tutto e di tutti, questo non dimenticatevelo mai, stampatevelo qua.